A seguito della comunicazione del cronoprogramma della Regione, la sanità sta gradualmente riprendendo con le attività che svolgeva prima dell'emergenza Covid-19. Alla luce di questo, anche il presidio ospedaliero San Filippo e Nicola di Avezzano ripartirà da mercoledì 13 maggio con le attività ambulatoriali in classe di priorità differibile, ossia le prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici. Ma nel mezzo della graduale ripresa, il PD torna a denunciare la situazione della sanità marsicana, riportando le stanze dei sindaci che lamentano le stesse criticità emerse prima dell'emergenza. Il segretario regionale del partito, Michele Fina, e il consigliere regionale di maggioranza, Simone Angelosante, hanno ribadito quali sono le priorità del presidio ospedaliero che riceve da Nosocomi Sponda alcuni dei casi più gravi, tra i quali quelli relativi a patologie cardiovascolari, neurologiche e malattie infettive. Tra le altre situazioni in via di definizione, la ripartenza dei presidi di Tagliacozzo e Pescina. Quali sono quindi le criticità dell'ospedale di Avezzano, secondo lei? Che fine ha fatto il progetto di nuovo ospedale? Che cosa dovranno fare gli ospedali di Tagliacozzo e Pescina? Angelosante dice una cosa, e cioè che bisogna aspettare i dati, Quaglieri ne dice un'altra, e cioè che Tagliacozzo sarà riservato alla riabilitazione post-Covid. Avevamo previsto di ricoverare in queste strutture sia Pescina per ciò che riguarda i ricoveri ordinari, a Tagliacozzo per ciò che riguarda la riabilitazione, non i ricoveri, di mandare lì i pazienti che sono guariti dal Covid, quindi che hanno avuto due tamponi negativi e che quindi forse sono i pazienti più sicuri del mondo. Quali decisioni andrebbero prese riguardo all'ospedale di Avezzano in questo momento? Subito tamponi, subito tempi sull'ospedale nuovo, subito i dirigenti che mancano, finire gli investimenti che sono stati annunciati da troppi anni. Le foto che ci arrivano delle condizioni in cui è l'ospedale di Avezzano sono scandalose. La Giunta ha già stabilito che la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano è un obiettivo primario. C'è prima Avezzano e poi ci sono tutti gli altri ospedali d'Abruzzo. Per ciò che riguarda invece il discorso del capitale umano, è indispensabile che la ASL attui i concorsi per i primari. E su questo è ovvio che io mi batterò affinché l'ospedale di Avezzano non perda i cosiddetti dipartimenti e soprattutto che vengano fatti con estrema urgenza i concorsi per nominare i primari.